Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con una visuale un po' strana e con una luce, insomma, a dir poco precaria. Spero che comunque la ripresa venga bene, perché volevo andare a settare con voi questa mini agendina formato A6 che ho preso da AliExpress. Se non l'avete vista già, questa ve l'avevo mostrata in un video haul, sempre di AliExpress, magari ve lo linko qui da qualche parte. Dato che mi piace un sacco la cartoleria, in generale le agende e tutto il mondo che ne concerne, però con questa agendina non sapevo ancora che cosa fare, ho pensato di andarla a settare insieme a voi e poi chissà, magari il prossimo anno andare a farci qualche progetto insieme. Fatemi sapere se potrebbe interessarvi magari anche un appuntamento settimanale dove la decoriamo insieme o comunque dove aggiungiamo tutte le varie cosine alla settimana corrente, perché insomma mi piacerebbe girarvelo. Comunque scrivetemi giù nei commenti se vi piace come idea. Vi mostro l'agendina come arriva. Scusate per la ripresa, ma è la mia prima ripresa in questo modo, quindi insomma non so ancora come gestire il tutto. Allora, l'agendina all'interno è azzurra, all'interno presenta tutte queste bellissime taschine, ha anche il proteggi agenda, insomma, dagli anelli. E come prime pagine, insomma, troviamo questi cartoncini veramente veramente carini. L'unica cosa che non mi piace è che sono numerati e quindi al massimo li andiamo a coprire con qualcos'altro. Quindi troviamo questi divisori che ne sono 3, 4, 5. Poi troviamo questo righello che insomma vabbè possiamo andare a mettere a muovere qui e là, insomma adesso vediamo anche un attimino. Gli stickers tema agenda. E poi troviamo questo insomma planner settimanale che a me non fa impazzire, vi dico la sincera verità. E poi in realtà non ce ne sono neanche abbastanza di fogli. Poi troviamo questi, non so, li chiameremo post-it o qualcosa del genere, che secondo me vanno bene più insomma attaccati perché sono pre-intagliati. Io sinceramente non saprei che cosa farci, però vabbè. E ne abbiamo veramente tanti, tanti, tanti. Cioè, al posto di questi avrebbero potuto mettere, a mio avviso, ancora altri insomma foglietti settimanali, però va bene così, cioè guardate quanti ne sono. Poi alla fine troviamo un po' di pagine che potrebbero essere le note, le ispirazioni, le idee, e queste sono così, sono molto molto carine, con la bottiglia di ketchup, la bambina che piange, insomma, e sono quadrettate, mi piace un botto. E a fine di tutto troviamo questi che sono, insomma, sempre per delle idee, sempre per dei progetti da sviluppare, non saprei sinceramente, con le varie bamboline. Qui troviamo Biancaneve, qui troviamo Pinocchio e Alice e basta e così via. Allora, io direi adesso di andare a togliere tutto e poi di andare ad inserire gli altri divisori che ho comprato io, che adesso vi faccio vedere. La prima cosa che vi mostro è questo calendario in plastica, non saprei come chiamarlo sinceramente, credo sia in plastica, del 2019, che purtroppo insomma ho sbagliato, dovevo prenderlo del 2020, ma vabbè, ora ci ritroviamo questo e ci metteremo questo per il momento. Poi ho preso due pacchettini di Weekly Planner, e insomma abbastanza basici, basilari, niente di speciale, e un pacchettino di Monthly Planner, che questo ci durerà 3 anni secondo me, perché veramente boh, ce ne sono veramente tanti tanti tanti, sono non numerati. Adesso li andiamo a sistemare nell'agenda. Qui volevo andare a farci dei divisori. Mi è venuta un'idea su come farlo, devo solo vedere se riesco a farlo della stessa misura. Volevo usare questi fogli colorati, sicuramente non andranno, cioè non saranno della stessa proprio identica misura, infatti sono più corti, più piccolini, però possiamo fare un tentativo e adesso vi mostro insomma che cosa mi è venuto in mente. Allora, stacchiamo un foglio da questo, insomma, catalogo, diciamo. Io direi di andare a prendere. Aspettate che c'ho proprio quello invernale. Scusate anche per qui se è un po' messy, ma è un po' sporco tra tutte le varie cose.
Allora, direi di andarlo a fare. Come lo facciamo? Andiamo questo, dai. Gennaio ci sta ancora. Ho pensato, scusatemi. Prendiamo due fogli differenti. Io li prendo, ma voi potete fare, insomma, i vostri divisori come più vi piace. E li attacchiamo insieme. Così, dato che io non ho la plastificatrice, insomma, e tutti gli attrezzi del mestiere, o meglio, qualcosina ce l'ho in Italia, a casina, ma qui non ce le ho e per il momento non mi metto, insomma, ad acquistare tutte le varie cose, perché, insomma, non ne vale la pena, non sono solo soldi, insomma, che vanno via e vanno via e vanno via. E già col make up e già con tutti i mille haul che faccio. Quindi per il momento ci ingegniamo come possiamo. Quindi andiamo ad attaccare i due fogli insieme. Io spero che sto, insomma, inquadrando bene. Ok, forse è meglio. E vado a prendere adesso le misure per quanto riguarda il divisorio. Allora, io direi di lasciare un po' di spazio sopra e lasciare un po' di spazio sotto, così in modo tale da impicciolirlo un pochino, però di non andare a straformare, insomma, la forma originale. Lascio spazio anche per i buchi. Adesso vado a ritagliare il tutto. Ok, tutto ritagliato, e adesso con la foratrice, io ho questa che non è delle migliori, come vi ho già detto, ma vabbè, adesso questo passa il convento, andiamo a fare tutti i buchini. Vedete che non è delle migliori perché non taglia bene, non so il motivo. Taglia quando vuole lei, non si sa. Ed eccoci qua, primo divisorio fatto, adesso lo andiamo, insomma, per il momento lo lasciamo così, però comunque potete andare anche a metterci il nome del mese o una frase motivazionale, quello che vorrei fare io, e facciamo così per tutti gli altri 12 mesi. Adesso io non ve li faccio vedere, ve li faccio vedere solo a fine lavoro. A few minutes later. Ok, dopo ere geologiche, che per voi saranno sembrati, cioè, tipo un secondo, per me invece è stato un buon due ore e mezzo per finire tutto quanto. In più poi ho parlato con i miei, quindi insomma il tempo è volato. Comunque, dopo tutto ciò, io sono andata a, diciamo, completare, tra molte virgolette, l'agenda. Qui sono andata ad aggiungere qualche gadget, insomma, il calendario ho deciso di metterlo qui, perché, insomma, secondo me non ha molto senso, anche perché questa è un'agenda che andremo a decorare, se voi vorrete, anche nel 2020. Quindi l'ho messo qui per il momento, ma poi andrà totalmente via. Allora, vediamo che cosa ho fatto. Come prima cosa sono andata a rimettere il righello qui e sono andata a ridurre tutte le pagine, perché erano leggermente più grandi, ma mi sono accorta che ho fatto i divisori leggermente più piccolini, quindi non avevano armonia tra di loro, e quindi sono andata a ritagliare leggermente questi cartoncini. Quindi la prima pagina della nostra agenda si presenta così, che è semplicemente un divisorio originale dell'agenda. Poi sono andata a fare questo cartoncino iniziale dove ho scritto My 2020 Planner e l'ho rivestito da entrambe le parti. Poi qui sono andata a mettere tutte le mie informazioni personali, niente di speciale, ho utilizzato un fogliettino già presente nell'agenda. L'unica cosa che sono andata a fare è sono andata a rivestire, insomma, il retro con un foglio azzurro normale. Poi qui ho messo questo fogliettino con scritto compleanni da ricordare, con tutti i mesi fronte retro, e dove poi andrò ad aggiungere, insomma, tutti i compleanni più importanti. Così, secondo me, questa è molto utile, questa pagina, così da ricordarmeli, insomma, tutti, da averli tutti in una pagina sola. E poi iniziamo, insomma, con tutti i divisori. Io li ho fatti molto semplicemente attaccando due foglietti colorati, insomma, decorati, e poi sono andata ad attaccare un'etichetta e sono andata a stampare con
questi semplici stampini in silicone. Ho fatto la cornicetta e ho stampato anche il mese ed ecco tutto, insomma, molto molto semplice. Questi divisori mi piacciono un sacco, alcuni sono venuti un po' storti, ma vabbè, questo è proprio, si chiamerà tutorial per incapaci. Quindi le ho fatti fronte reto diversi. Poi, come vi avevo accennato, ho voluto mettere la visione mensile, quindi fronte retro, del mese corrente, e poi insomma sono andata a mettere la visione settimanale. Questo niente di speciale, insomma, poi andrò a scrivere, insomma, tutti i numeretti, lo faremo magari più in là insieme. E poi a fine mese non ho messo niente qui. Ora datemi dei consigli voi, magari giù nei commenti, se mi converrebbe mettere magari una pagina per finire il mese, tipo i miei goal, oppure insomma le mie soddisfazioni, i miei risparmi o robe del genere. Io in questo momento non ho messo niente, però sono sempre aperta a tutti i vostri vari suggerimenti. E poi qui insomma vi faccio vedere tutti i divisori e poi tutti gli altri inserti li andrò ad inserire mano a mano. Questo è l'inserto di febbraio, secondo me molto molto carino, e anche questo ho fatto fronte reto diverso. Marzo a seguire, aprile con tutte queste pesche bellissime, e questo è il retro. Maggio con tutti questi bei fiori, giugno, luglio. Agosto l'ho fatto in questo modo perché è il mese del mio compleanno e quindi ho deciso di farlo con i palloncini, proprio ego a mille. Settembre, ottobre, novembre, che mi piace un botto con queste renne, e poi dicembre con tutte le stelline. Poi ho deciso di fare questo inserto che veniva normalmente, insomma questo è di plastichina, dove ci ho attaccato questo pezzettino e c'è scritto idee video YouTube, e l'ho scritto anche qui di lato. E qui ci ho messo insomma tutti questi fogliettini che venivano nell'agenda, li ho ritagliati solo sopra e sotto, ma comunque risultano molto belli. E poi alla fine ho deciso di metterci la paginina con gli stickers. Quindi questo è tutto. Io spero che insomma questo video non sia stato troppo noioso e vi sia stato di compagnia e di ispirazione. Fatemi sapere, mi raccomando, ci tengo tantissimo, se questa tipologia di video vi piace, così magari la andremo a portare avanti durante tutto l'anno, ci inventeremo qualcosa. Io vi mando un bacione grande e noi, se vi va, ci vediamo con un prossimo video, sempre qui, sempre sul mio canale. Ciao! Thank you.